ragazze, bentornati ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e oggi, ragazzi, innanzitutto grazie per tutte le visualizzazioni che mi avete fatto sullo scorso video e ovviamente sui precedenti, davvero. Grazie di cuore per il supporto, ragazzi, siamo quasi a 500 iscritti, non ci posso unbelievable credere, non era neanche una cosa minimamente che avrei mai potuto pensare. Però oggi siamo di nuovo nelle clan battle, nuovamente sempre nel profilo principale, 4241 trofei. E se vi siete divertiti nello scorso video ad usare i deck che vi ho mostrato, oggi ce ne ho altri due pronti da usare nell'evento. Ma la prima partita la facciamo ovviamente con il deck, quello normale, quello che usiamo anche in ranked. Vieni qui per vedere se gira bene. Aspettiamo che qualcuno, però vedo che siamo in due, vediamo se qualcuno decide di entrare nell'amichevole, nelle clan battle, mandando la richiesta. Però siamo giù in due, quindi la vedo abbastanza problematica. Allora facenna roba, se disa Milan, facenna roba. Annulliamo qua e ovviamente i gravi problemi di connessione non ci abbandonano mai. Sarebbe un peccato se ci abbandonassero, sono il fulcro centrale dei video. Non c'ho voce in questi giorni, ragazzi. Non ho voce, proviamo a riprendere il nostro super telefono mandatore di hotspot ovviamente attivo. Altro tablet ovviamente che non ne vuole sapere di connettersi. Proviamo di nuovo la riconnessione proprio easy veloce qua. E se ce la facciamo potrei anche farvi vedere i deck creati per le clan battle, ma sembrano esserci seriamente dei problemi. Proviamo a metterne uno sopra l'altro, vediamo cosa succede. Il tethering, uno lo manda, il tethering, e l'altro non lo riceve. Come mai non lo ricevi? Non posso neanche cantare troppo, altrimenti YouTube mi blinda la monetizzazione dei video. Pensa un po', siamo da nuovo tornati in connessione. Tre le persone in questo momento online. Riproviamoci, vediamo se Obsidian accetta. Grande, vediamo. Questo è Obsi, io lo so, mamma mia che gravi problemi di connessione. Glielo mettiamo qua di fianco così ne cadono due. È Obsidian, ragazzi, pronto con il suo deck mago elettrico nazzone. Apre subito con la Princess Violenta, noi gli mettiamo subito un Ogrider che se la vede con il Boschevich e con gli spiriti. La sua Princess ha fatto un sacco male, mago elettrico che riesce a fermare per qualche istante il boscaiolo. Torre Inferno dovrebbe preoccuparsi di bruciacchiare il peccone. Congeliamo anche la fuorilegge, molto bene, ragazzi. E Bombardino che entra, non subiamo neanche un danno. Grande Obsidian, gli diciamo anche bella giocata. E sembrerebbe che possiamo preparare una buona ripartenza. Loro giocano il Golem, quindi direi di mettere subito. Wow! Super razzone di Obsi che va a distruggere il Mago di Fuoco. Danneggia la torre e ovviamente colpisce il Golem. Razzone anche per loro, si infrange. Mamma mia, dannatamente. Vediamo se riusciamo a mettere giù questa torretta. Bene così. Andiamo a mettere anche degli scheletrini e il mago elettrico. Ah, c'è un boschino che si sta avvicinando di là. Andiamo a zappare perlomeno. Togliamo un po' di casino, ben più di un po'. Però il loro bombarolo ci fa veramente gravi danni. La Torre Inferno, ragazzi, era ancora viva. La Princess fa un sacco male. Tira giù la fuorilegge. Partiamo con boscaiolo e Ogrider. Gli spiriti del fuoco vanno ovviamente sul boscaiolo. Andiamo a troncheggiare. E bene così, ragazzi. Bella giocata ancora. E pollici in Super Obsidian, ragazzi, che sta dimostrando una grande potenza. Bravissimo. Andiamo a proteggere questi luridi cavernicoli con questa palla di fuoco. Razzone nello stesso momento, tutto tirato giù. 8,99 la loro
il loro castello centrale. Andiamo a spingere. Andiamo a spingere come si spingerebbe quando bisogna partorire. Vediamo così. Vediamo il nastro razzone. Lo Glider è scattato. Razzone, troncone. E va giù il castellone centrale dei nostri avversari, che sono seriamente arrabbiati. Ops, glielo diciamo proprio col cuore in mano. E proviamo adesso il primo dei due deck che volevo farvi vedere. Eccolo qua, è il solito, ragazzi. Non voglio non farvelo vedere, ma mi tengo bello caldo Obsidian prima che mi scappa via e non so poi con chi fare le partite. Il deck è il Troll deck mongolfiera. Per chi ha seguito le altre puntate dedicate alle clan battle, non mi entra mai, ma oggi se mi entra, porca miseria. Grazie, buona fortuna e pollicioni di nuovo in su. Vediamo se il Troll deck mongolfiere funziona. Andiamo subito a scaricare la prima mongolfiera sulla destra. Loro fanno fuori legge e mago di ghiaccio. Noi mettiamo la seconda mongolfiera. Bellissimo il mago di ghiaccio che riesce a evitare il razzone. Ma ci sono le mongolfiere che sembra una parata, ragazzi. Si avvicinano, purtroppo vengono colpite sia dal mago che dall'altro mago. Non riescono ad arrivare fino a sotto la torre, ma la bomba perlomeno danneggia un pochettino il loro mago. 1826, 2041 la loro torre. Andiamo un attimo a mettere un'orda di scheletri per evitare il peggio. Loro giocano il cimitero, abbiamo Valchiria e mago elettrico prontissimi a difenderci. E quasi quasi andiamo a clonare. Devo clonare un attimino più tardi, comunque mi sa che ho sbagliato. Sì, però loro hanno sprecato le frecce con questa clonazione. Diciamo un ops, obsidian ops, sorry. Vediamo se riusciamo a rientrare. Lui gioca la princess molto bene. Mettiamo di nuovo la mongolfiera in modo che il mago di ghiaccio perlomeno la colpisca. I luridi, molto good i luridi. I luridi, lui gioca, loro giocano lo stregone. Una zappa è andata sul mago, l'altra zappa è andata sullo stregone. Proviamo a zappare per vedere se ci arriva. Non ci arriva, incredibile, neanche con la zappa. Però esplode e tira giù il loro stregone di fuoco. Andiamo a fermare il mago elettrico con i goblin. Gli arcieri vanno sul minatore. I goblin riescono addirittura ad entrare sotto torre. Gli fanno un po' di male. 1021 la loro di destra, 1127 la nostra. Mettiamo un moschino dietro, ci prepariamo bene il mago elettrico. Il drago viene tirato giù dal moschettiere. Mago elettrico è lì che riesce a farsi la valchiriozza. Lui gioca bellissimo il boscaiolo davanti. Andiamo avanti, andiamo avanti. Dobbiamo difenderci, dobbiamo purtroppo difenderci. O per fortuna, non lo so. Loro piazzano una incredibile poison esattamente nel punto in cui io avevo piazzato i miei scheletrini. Ma c'è la valchiriozza e lo spiritino del ghiaccio che gira. Stavo per clonare la valchiria, direi di no. Andiamo a proteggere i nostri poveri arcieri. Riusciamo in qualche modo a fermare la loro carica formata da orda di luridi, cioè luridi cavernicoli e quel coso lì. Datemi un secondo che mettiamo il secondo moschino specchiato e sono pronto a clonare. Sono pronto a clonare, non puedo clonare, non puedo clonare. Loro adesso giocheranno la poison, ne sono quasi certo. Dai Obsidian, tira questo razzone, tiralo Obsidian. Mettiamo davanti la valchiriozza, molto bene ragazzi, wow! E giù ancora così, e giù ancora così, grande seconda vittoria per noi. Purtroppo, come già sapevo, non è entrato il troll deck, ma abbiamo comunque portato a casa il risultato. Andiamo quindi dentro con il terzo e ultimo deck che volevo farvi vedere. Si chiama deck volante violento, quindi formato ovviamente da truppe volanti. Vediamo di riprovarlo e se Obsidian torna dei nostri o qualcun altro decide di accettare l'amichevole. Aspettiamo qualche secondo, poi li sollecitiamo un pochettino con frasi minatorie, ma credo che il problema sia di peso semplicemente dalla connessione. Siamo dentro, siamo dentro, lo lasciamo qua. Dimmi che Obsidian, grande, grande Obsidian con lo stesso deck. Ha già visto il mio deck, eccolo qua, voi lo vedrete mano a mano che mettiamo le truppe. Quindi, cosa sta succedendo? Ok, 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 mongolfiera davanti, gli prepariamo un mastello, va avanti così, non va, non va. Eccolo qua il mastello ragazzi, eccolo qua il mastello ragazzi, la mongolfiera sta entrando. Loro giocano addirittura
una furia, se non ho visto male, ma c'è il mastino che è andato fino sotto la torre, bisogna in qualche modo supportarlo. Sì così Obsidian, sì così Obsidian, giù violento con il super razzone. Guardate che distruzione, guardate che devasto, sta solamente entrando uno stregone di fuoco e dei goblettini lancerini. Direi di mettere un mega sgherro, bene, bene, prepariamo il mago inferno. Sì, il mago inferno dietro, ragazzi, il drago inferno dietro. Noi andiamo a mettere anche il dragone, che dovrebbe togliere con il danno a splash, benissimo, i suoi goblin. Andiamo avanti, andiamo avanti. Mago elettrico, Prince, sei due draghi che stanno entrando, loro tirano a caso razzoni. Andiamo dietro anche con gli Lorda di sgherroni. Loro hanno messo un coso che è stato bruciato proprio velocissimamente, ma la bomba sicuramente ci danneggerà. Bravo Obsidian, che riesce ad aspettare il momento opportuno. Ah, forse ho giocato io troppo presto, pensavo lui li mettesse giù. Va bene, va bene, va bene, va bene, non va bene. Però proviamo a mettere anche delle frecce per togliere tutto il toglibile. Ci sono i luridi, ragazzi, che sono sotto. Niente, ancora riescono a proteggersi con una tombstone e un mago che viene danneggiato addirittura da uno dei due luridi, ragazzi. Unbelievable, incredibile. Prepariamoci di nuovo all'attacco in modo da tirarli giù la loro torre là in alto e vincere la partita. Coppia di arcieri sdoppiati, noi mettiamo il mastello, loro fanno una doppia fornace, ma noi col mastino davanti siamo proprio belli belli tranquilli. Tripla fornace per loro, bravo Obsidian, bravo Obsidian. Andiamo a proteggere, andiamo a proteggere, andiamo a spingere con questo mastino il bosco, ragazzi, incredibile. Aspettiamo un attimo che lo scheletrone lasci cadere la bomba e intanto gli mettiamo la nostra mongolfiera davanti lì. Guardalo, guardalo come va giù la torre, wow, wow, come funziona bene questo deck. La mongolfiera intanto sta andando a fare un po' di giri intorno all'arena. Grandi i luridi cavernicoli sul boia, drago e mago elettrico dietro non possono assolutamente fare niente i nostri avversari se non tirare un altro super razzone. Bella giocata, bella giocata. Aprono con il barile di ronco, come direbbe il nostro amico Nex. Grande, grande, grande. E intanto là, ragazzi, c'è un sacco di casino. Grazie Obsidian per avermi regalato queste tre partite, ragazzi. Tre partite vincenti. Siamo stati veramente forti, vi consiglio di provare questi ultimi due deck perché sono stati veramente divertenti. Prima di salutarci, ragazzi, prima cosa, ve lo ricordo, la campanella, ragazzi, da attivare sul mio canale YouTube per rimanere sempre aggiornati sui video che carico, a volte anche più di uno, o anche sugli streaming. Ma andiamo, se non riuscivo ad appoggiarla, andiamo subito ad aprire uno dei due bauletti del chest di oggi, l'argentino. 90 di gold, una cura, arriva così, e 12 scariche, non ci fanno assolutamente schifo. Andiamo ad aprire l'ultimo, l'omaggello, 100 puliti di gold, un ariete da battaglia, e 12 bombardini invece non sono utili. Facciamo un ringraziamento veloce a Obsidian, grande! E ragazzi, io vi ricordo le ultime due robe: di fare un salto sulla pagina Facebook Clash Royale Total War e sul sito internet Supercell Italia Fan, dove troverete un po' di miei video. Noi ci vediamo domani al prossimo video. Ciao!